adesso siamo con Antonio Ruggi. Buonasera. Locanda di Pan, dove c'è stata oggi lunedì 12 maggio una serata un po' particolare, un evento storico per Panni, per te, per la locanda. Vogliamo raccontarlo? Certo. Sì, una cosa inusuale, la presenza dei Dire Straits, che quanti davano per cover, che sarebbero venuti dei cantanti così all'improvvisata, invece tutto confermato, erano loro e quindi le persone che sono state noi l'hanno potuto confermare, è stata una gioia averli, sentivamo, ascoltavamo la loro musica negli anni Ottanta, chi non era ancora nato, ma noi già nel jukebox avevamo i loro pezzi, infatti. E quindi avere l'autografo e quindi averli di persona qui da noi è stato veramente un piacere che ci ha dato veramente stima e gioia. Questa. Poi la gioia di tutti i commensali ha allietato la serata e questo ci ha fatto tanto piacere. Poi loro sono stati molto tranquilli, molto simpatici, anche alla mano. Sì, anche disponibili, sicuramente sì. Un po' stanchi perché sì. Reduci da Manfredonia, Isole Tremiti per vacanza, però è stato uno stress più che una vacanza. La ripartenza domani per Napoli, quindi sicuramente cercavano un po' di tranquillità, sapendo che Panni è un paese di montagna, tranquillo, ma comunque sia stato, al di là del movimento di persone, di fans che sono arrivati un po' da Foggia, da Castelluccio, da Trani alcuni, quindi comunque sono rimasti contenti sia per l'ospitalità del paese che le persone che li hanno assaliti. Poi tappa intermedia Panni tra Bari e Napoli, dove hanno fatto appunto concerto ieri a Bari, domani sera saranno a Napoli, quindi si trovavano proprio esatto. Middle of the way, come esatto. Dicono a Brindisi. Esatto. E sì, questo è, diciamo, precede un po' la sera, tutto il mese, che faranno un tour quindi in tutta Italia, fra le tappe, come già diceva il nostro caro amico, c'è stato Manfredonia, Napoli, Bari, Roma, ci sarà Pistoia e l'ultimo credo che sia Trieste, per questa New Legend, sì. Dire Straits Legend, quindi una ricomposizione del vecchio... Ma erano loro, quindi ragazzi noi ce li siamo gustati, ce li siamo goduti insieme a una bellissima cena, buona, prosecco spettacolare, quindi ci siamo proprio, come dire, adesso ecco dobbiamo mettere un po' a riposo le pance, però è stata una serata veramente serie A. Grazie mille, grazie, Antonio. Grazie a quanto ci hanno sostenuti, perché alcuni da fuori non sono potuti venire, ma noi siamo stati presenti anche per voi. Grazie mille dalla locanda di Panni, è tutto, alla prossima, ciao! Ciao.